della sua storia. Ho conosciuto l'amore misericordioso tramite un sacerdote, Padre Domenico, che un giorno ha bussato alla nostra porta, siccome mio marito era medico, chirurgo, e è venuto a chiederci aiuto per le sorelle di Colle Valenza, per una suora che doveva essere operata. Vittorio era un chirurgo che ha fatto tutto per l'amore di Dio, cioè lui visitava sempre, ma non faceva mai pagare le sue prestazioni, bastava lo stipendio che ci davano in ospedale. E quando lui si è ammalato nel 76, si è ammalato e stava morendo, no? E quando stava morendo mi ricordo che pensai che quanto tempo, ho detto guarda, siamo sposati da poco tempo e già Vittorio sta morendo, io aspetto un bambino, abbiamo perso tanto di quel tempo, non abbiamo fatto mai niente, e cioè delle cose che al Signore potevano piacere. Ma Signore, se tu ci concedi la grazia della guarigione di Vittorio, faremo quello che potremo per ringraziarti. E infatti dopo, quando Vittorio si è rimesso dalla malattia, abbiamo cominciato attraverso la lettura del Vangelo, nel versetto che abbiamo trovato di Matteo, che accoglie uno di questi piccoli, accoglie me, abbiamo cominciato ad aprire la nostra casa all'affido. Abbiamo accolto tanti bambini nella nostra vita, poi abbiamo fondato un'associazione alle querce di mamme, dove accogliamo mamme con bambini. E dopo Vittorio, dopo dalla prima malattia sono passati 21 anni, Vittorio è morto, ma nel letto di morte ha voluto vedere, era in rianimazione, ha voluto vedere tutti i figli che avevamo allevato, ha voluto tutti intorno a sé e guardandoli a uno, dopo averli guardati a uno così, proprio con tanto amore, si è rivolto a me e mi ha detto: vedi Lia, per questo motivo valeva la pena di vivere, perché se anche io avessi avuto soldi, case e tutto, adesso cosa avrei fatto? Almeno mi porto dietro l'amore che abbiamo dato.